Ciao, siamo della Bilancia, benvenuti in un nuovo video. In questo video vedremo quello che vi succederà nella settimana che va dal 27 luglio al 2 agosto 2020. Potete vedere questo video per il segno del Sole, Luna, Venere ed Ascendente. Ricordatevi che le energie sono reversibili, per cui se sentite che io parlo dell'altra persona anziché di voi, prendete come risuona maggiormente. Che cos'è che succederà al segno della Bilancia dal 27 luglio al 2 agosto 2020? Ok, eccovi là con la carta della giustizia e sul fondo del mazzo c'è la carta del cavaliere di spade. Mi sembrate molto determinati durante questa settimana. Voi avete bisogno di comunicare qualcosa a qualcuno e molto probabilmente comunicherete di lasciarlo, di lasciare una situazione. Per alcuni si può trattare di un partner, per altri si può trattare di lavoro, di un'amicizia, di un altro tipo di rapporto. C'è una situazione che voi volete lasciar andare, questo è quello che percepisco. Il Cavaliere di Spade potrebbe anche indicare una notizia, una comunicazione che giunge a voi in maniera inaspettata. La carta della giustizia sta ad indicare che c'è stato qualcosa che è stato fuori equilibrio e voi pretendete giustizia, pretendete che le cose siano nuovamente equilibrate e farete di tutto affinché questo venga soddisfatto. Voi siete molto determinati a perseguire ciò che vi rende veramente felici. E appunto, come energia del presente, c'è la carta dell'otto di bastoni che parla di comunicazione, come carta della sfida c'è la carta dell'otto di coppe. Quindi la vostra sfida è proprio quella di allontanarvi da una situazione che vi ha fatto male, da una situazione che non è stata positiva alla fine, non è stata equilibrata. Ecco perché volete entrare in azione. Alcuni di voi non necessariamente lo devono comunicare, lo devono semplicemente fare, mettersi in movimento, fare uno spostamento se necessario ed allontanarsi. E questo lo vedo anche alla base della lettura con la carta della Sette di Denari che parla di una persona che ha investito in qualcosa, però in questa carta si vede una persona che si allontana da ciò su cui ha investito. Quindi molti di voi potrebbero aver investito tempo, energie, potrebbero aver passato molto tempo con una persona oppure in una specifica situazione, ma non ha dato determinati frutti che voi magari volevate. Ecco perché molti di voi decideranno di allontanarsi. Se non si tratta di voi, si tratta dell'altra persona. In testa alla lettura c'è la carta del carro che indica la determinazione, il movimento in avanti, lo sviluppo, gli spostamenti. Voi vi volete allontanare e vi state focalizzando su questo, vi state focalizzando sul movimento, non volete rimanere in una situazione di stagnazione. Nel recente passato c'è la carta dell'otto di denari che parla ancora una volta di una persona che si è impegnata in qualcosa per ottenere determinati tipi di risultati. Però è come se voi dall'otto di denari faceste un passo indietro andando verso il sette di denari e quindi vi allontanaste. Abbiamo 3-8 in questa lettura, quindi questa settimana potreste vedere la sequenza numerica 8-8-8, vedo che sono presenti anche 2-7 e 2-5. Come carta del prossimo futuro c'è la carta del 9 di coppe, questo sta ad indicare che un desiderio si potrebbe manifestare, ci sarà una notizia che vi renderà felici, oppure voi proprio dal punto di vista emotivo sarete maggiormente in equilibrio, sarete più contenti. Dall'8 di coppe passerete al 9 di coppe, quindi abbandonerete una situazione che vi ha fatto male per andare verso la vostra felicità. Come carta del vostro approccio c'è la carta della regina di bastoni, voi siete forti, siete in comando, siete in potere e volete entrare in azione, siete anche molto determinati e sicuri di voi. Come carta dei fattori esterni c'è la carta del 5 di spade. Potreste avere a che fare con una persona che è arrogante, che vuole vincere e prevaricare, specialmente nelle discussioni, una persona che potrebbe tendere a fare dei giochi mentali oppure ancora ad ingannarvi. Ecco perché magari voi volete allontanarvi da un soggetto del genere, altrimenti potrebbe indicare che intorno a voi ci sono delle situazioni particolarmente conflittuali dalle quali vi dovete allontanare. Come carta delle speranze e delle paure c'è la carta della 5 di coppe, quindi voi sperate di
non avere del dispiacere connesso ad una situazione, di non focalizzarvi più sugli aspetti negativi o sul passato di per sé, volete andare avanti, volete guardare verso il futuro. Come carta del risultato c'è la carta della regina di denari che sta ad indicare che vi prenderete maggiore cura di voi stessi, delle vostre finanze, del vostro lavoro. Cercherete anche di preservare il vostro valore, di farvi rispettare e soprattutto di volervi più bene. In questa carta si vede la regina che si specchia nel pentacolo, quindi è come se riconoscesse il suo valore e stesse anche bene da sola, perché è un'energia che è indipendente. Vediamo perché c'è la carta del 9 di coppe. Perché c'è la carta del 9 di coppe? C'è la carta del re di bastoni, del diavolo. 5 di denari e la carta del mago. Allora, questo sta ad indicare che voi riuscirete a vincere il diavolo. Questa è la percezione che ho. Perché c'è un'energia che è negativa. Questa energia potrebbe essere prevalentemente nella vostra mente. È quella voce interiore che magari molte volte vi dice cose negative, oppure è pessimista. E voi sapete che dovete entrare in azione, dovete essere più forti di questa energia e dovete manifestare un nuovo inizio. Quindi questo significa che riuscirete a silenziare la vostra mente in molti casi o a vincere le vostre paure. E questo poi vi porterà ad essere in un'energia che è molto più positiva. Per alcuni si può anche trattare di una persona che è tossica, negativa, una persona che vi ha trascurato, vi ha ignorato, oppure è stata fredda nei vostri confronti e questa persona risulta essere una sorta di tentazione. E quello che succederà è che voi entrerete in azione e manifesterete completamente un nuovo inizio, distaccandovi da questa personalità e ritrovando il vostro equilibrio interiore. Non necessariamente questo ha a che fare con l'amore, si può trattare anche di un altro tipo di rapporto oppure di situazione. In questa lettura sono presenti tutti i segni zodiacali. Vediamo di avere un messaggio dell'universo per il segno della bilancia. Investi su chi investe su di te, appunto c'è il 7 di denari che parla proprio di investimento e poi devi rivalutare la situazione. Questo vuol dire che ci sono delle questioni che devono essere rivalutate, alcune cose che prima pensavate, ad esempio, devono essere prese nuovamente in considerazione, le dovete valutare da una prospettiva diversa. Fatemi sapere se è risuonato con voi, io vi ringrazio per aver visto il video, ci vediamo molto presto in un prossimo, ciao a tutti!